salva tutti. EcoFlow Delta 2 l'ho installato a casa mia, l'ho testato e adesso è giunto il momento di trarre le somme assieme a voi. Funziona? Sì. Fa risparmiare? Certo. Conviene? Meh. Lo comprerei? Assolutamente sì. Ti spiegherò ovviamente, numeri alla mano, tutto quello che devi sapere su un kit di questo tipo in opposizione al fantomatico fotovoltaico plug and play da balcone. Analizzeremo all'interno di questo video risparmi, produzione e benefici di queste due tipologie di prodotti. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Amore o psiche, caos e cosmos, scienza e fede, testa e cuore. Questi sono i binomi che conosciamo, che viviamo quotidianamente. E da questi binomi voglio partire. Perché? Perché non si può fare una recensione di questo prodotto, del fotovoltaico da balcone, senza tenere in mente questo duplice aspetto tra dati e sentimenti. Prima di partire, due ovvie premesse. La prima premessa è il fatto che se stai guardando questo video alla ricerca di informazioni per il fotovoltaico plug and play da balcone, ti ricordo che tutte le informazioni più tecniche, burocratiche, normative, permessi, non permessi, qual è l'iter da seguire, come si monta, quali sono i vincoli per l'installazione, li ho già affrontati e approfonditi in un video che ti lascio in descrizione e qua nelle schede e ti invito a recuperare. Seconda premessa è che l'EcoFlow Delta 2 che ho installato a casa mia, che ho utilizzato per raccogliere dei numeri precisi e concreti su cui fare dei calcoli, è un prodotto che non nasce come fotovoltaico da balcone. È una power station che nasce con l'obiettivo di garantire la massima autonomia soprattutto in quegli ambiti, campeggio, camper, dove sono sconnesso dalla rete elettrica. Quindi è fondamentale ricordare questa differenza, proprio perché io a casa mia l'ho adattato a fotovoltaico da balcone per poterci fare delle analisi e creare un video che ti sto divulgando. Ma le potenzialità sono tutt'altre, anzi sono molte molte di più. Partiamo però subito analizzando i numeri di questo pannello. Vediamo un attimino esattamente quanto ha prodotto. Il grafico che vedi alle mie spalle è il grafico della produzione giornaliera del pannello da 400 watt che ho installato sul balcone di casa mia dal 10 al 20 ottobre per 10 giorni. Infatti per 10 giorni, grazie all'applicazione, come ti ho mostrato già nei video precedenti di questa playlist, sono andato ad analizzare quella che è la produttività totale ora per ora del pannello. Analizziamo quindi il periodo che va dal 10 al 20 ottobre, periodo in cui non ha fatto sempre bel tempo, o meglio, ha fatto bel tempo, ma c'era sempre un po' di foschia, qualche nuvola che velava il cielo e c'è stato solamente un giorno di cielo totalmente limpido ed è stato l'11 ottobre in cui abbiamo prodotto circa un kilowattora e mezzo, mentre per tutti gli altri giorni la produzione è sempre stata intorno ai 500-600 wattora, quindi mezzo kilowattora. Verso il 18-19 ottobre abbiamo nuovamente due giornate dove la produzione totale giornaliera ha superato il kilowattora. Facendo una media viene fuori che possiamo, semplificando, ragionare di circa un kilowattora prodotto al giorno da un pannello da 400 watt. Va da sé, ovviamente, abbiamo analizzato un periodo relativamente breve, 10 giorni non fanno un anno intero, ok? Però ho analizzato questo periodo che è il periodo in cui adesso abbiamo bisogno di andare a produrre energia ed è un periodo abbastanza mediano. Perché? Perché d'estate c'è più bel tempo, le ore di luce sono maggiori, quindi ipoteticamente secondo me si può arrivare anche a produrre circa 2 kWh al giorno. D'inverno tuttavia le giornate si accorciano, alle 5 di pomeriggio è già buio, è più probabile avere brutto tempo e quindi la produzione tende a calare, raggiungendo secondo me una buona media invernale intorno ai 600 wattora, quindi 0,6 kWh al giorno. Facendo una media possiamo prendere come riferimento 1 kWh al giorno. Teniamolo a mente perché su questo valore qua faremo i calcoli per quel che riguarda l'analisi economica. Come detto, però, voglio scendere più nei particolari. Per questo ho preso due giorni, il 10 e l'11 ottobre, quindi una brutta giornata, una media giornata e una bella giornata, e ho analizzato ora per ora la produzione del pannello grazie all'applicazione, l'EcoFlow Delta 2, che mi ha permesso di monitorare l'andamento dell'irraggiamento solare e quindi della produzione. Ho quindi confrontato, come vedrete adesso a schermo, la produzione in un giorno seminuvoloso e in un giorno soleggiato. Possiamo notare proprio come nel giorno seminuvoloso, con la produzione totale che arrivava a circa 520 wattora, quindi mezzo kilowattora, era molto altalenante, nonostante fosse una giornata comunque non piovosa, semplicemente con un po' di foschia e con qualche nuvole ogni tanto. Mentre in una giornata estremamente soleggiata, senza nuvole,
con un clima idoneo alla produzione dei pannelli, la temperatura relativamente fresca, l'arco di produzione è molto parabolico, molto perfetto, e infatti in quel caso lì la produzione ha raggiunto quasi un kilowattora e mezzo. Questo è quello che è la produzione. Abbiamo già visto nel video precedente come i vari elettrodomestici hanno degli assorbimenti diversi. Il frigorifero, non pensavo, consuma relativamente poco, circa 80 watt, mentre gli altri grandi elettrodomestici come il climatizzatore, la lavatrice e così via hanno degli assorbimenti sicuramente più importanti. Per questo è bene introdurre un nuovo concetto, il concetto di autoconsumo. Perché? Perché pur producendo relativamente poco il pannello, abbiamo visto che è andato a toccare un picco di circa 300 watt di produzione su pannello da 400, quindi un 75%, nel quotidiano la produzione era sempre intorno ai 100, 120, 140 watt. E, come ti dimostrerò, non è detto che tutta la produzione del pannello sia stata sfruttata adeguatamente. E infatti con l'autoconsumo noi andiamo a indicare proprio quanta energia dell'impianto è stata utilizzata in casa. Perché? Perché io produco 100, una percentuale va in casa come autoconsumo, perché i miei elettrodomestici, l'assorbimento elettrico delle mie utenze è contemporaneo alla produzione, quindi sfrutto l'energia del fotovoltaico. Ma ci possono essere dei momenti della giornata in cui il pannello va a produrre 200, 300 watt, che non vengono bilanciati dagli assorbimenti e quindi ho dell'immissione in rete. Questo con il classico fotovoltaico da balcone. Nel nostro caso l'energia in eccesso veniva accumulata nella batteria, ma sul discorso accumulo ci torniamo tra poco. Ipotizzando quindi un consumo costante dell'abitazione di circa 100 watt, quindi la casa come metabolismo basale consuma 100 watt, possiamo notare facilmente come una percentuale di energia viene effettivamente utilizzata, mentre l'extra produzione può essere immessa, a meno che io non vada a ottimizzare l'autoconsumo, come facendo lavorare gli elettrodomestici, i grandi elettrodomestici di giorno, con però il retro della medaglia. Se io faccio andare la lavatrice, la lavastoviglie di giorno, cosa capita? Che gli assorbimenti sono nettamente più importanti rispetto a quella che la produzione del pannello. Abbiamo 800, 900, 1000 watt, 1500 watt contro i 200-300 watt di produzione. Ne consegue quindi che di giorno vado a prelevare energia e l'energia elettrica di giorno tendenzialmente la vado a pagare di più. Quindi per andare a risparmiare il 20% sui consumi della lavatrice vado a prelevare l'80%, che però mi costa il 20% in più. Quindi capite che potrebbe non essere la soluzione ideale. Facendo però questa ipotesi, cioè un consumo di 100 watt costante durante tutte le ore diurne, vediamo come il fotovoltaico in una bella giornata viene sfruttato solo al 50%, mentre in una cattiva giornata, quindi una giornata nuvolosa, riusciamo a sfruttarlo all'80%, riesco a sfruttare molto di più l'energia che va a produrre. Perché? Perché ne produce semplicemente di meno. Ovviamente quando piove, quindi le giornate brutte brutte, il pannello non produce, però non lo inserite perché non ci sono state giornate piovose. Ce ne sono state, ma non nell'arco temporale che ho preso in analisi. Quindi, fin qui abbiamo visto quanto produce il pannello in una bella giornata, quanto produce il pannello in una giornata non tanto bella. Poi abbiamo confrontato la produzione del pannello con gli ipotetici consumi costanti di un'abitazione domestica, di un condominio. Adesso possiamo interpolare questi valori qua per cercare di capire effettivamente quanto posso risparmiare con un pannello di questo tipo. Per far questo ragiono in maniera molto semplice usando delle cifre tonde, giusto per avere degli ordini di grandezza. Ipotizzo che su 365 giorni l'anno, solamente 300 giorni il pannello produce. Perché? Perché per 60 giorni distribuiti durante l'arco dell'annualità abbiamo pioggia, neve, giornate talmente brutte che il pannello non va a produrre. Ci siamo? Dobbiamo fare delle simulazioni realistiche. Dirti che produce 2 kWh al giorno, tutto l'anno, 700 kWh, li usi tutti e quindi risparmi 1000 euro, non ha assolutamente senso. E penso che se sei arrivato fino a questo punto del video, perché non ti interessa avere annunciazioni, ma avere dati precisi, o meglio delle simulazioni più accurate possibili. Quindi, su 365 giorni, solamente 300 l'impianto va a produrre. E in una prima simulazione ipotizzo che per 150 giorni, quindi per metà delle volte, l'impianto produca bene, con una bella giornata di sole, mentre per gli altri 150 giorni l'impianto produca in maniera zoppa, nel senso con giornate seminuvolose, più nuvolose, meno nuvolose, ma con una produzione ovviamente da giorno 10 ottobre. Quindi abbiamo l'11 ottobre, giornata bella luminosa, bella soleggiata,
il 10 ottobre, giornata nuvolosa, ma l'impianto ha comunque prodotto qualcosina, facciamo una media, metà delle volte c'è il sole, metà delle volte le giornate sono nuvolose, così da capire un pochettino quanto posso andare a risparmiare. Facendo questi calcoli abbiamo che per i primi 150 giorni in cui il pannello produce energia in abbondanza, perché sono giornate soleggiate, circa 114 kWh di energia riescono a essere sfruttati, mentre poco più di 100 kWh di energia vengono immesse in rete. Perché? Perché quando vado a produrre 300 watt e non bilancio con degli assorbimenti, l'energia in eccesso viene immessa in rete. E come già anticipato nel video del fotovoltaico plug and play, quando uno va a fare la comunicazione burocratica per l'allaccio, per l'installazione del pannello, vai a rinunciare al compenso per l'energia immessa. Quindi l'energia che immetti in rete davvero ti viene pagata zero. Quindi per i primi 150 giorni di bel tempo il pannello produce tanto, ma lo riesco a sfruttare solamente poco più del 50%. Infatti 114 kWh li utilizzo in casa e su quei numeri farò i calcoli per il risparmio, mentre 109 kWh, quindi poco più di 100 kWh, vengono immessi in rete gratuitamente ed è tutta energia che vado a sprecare e che potrei eventualmente accumulare. Quando c'è brutto tempo, invece, la produzione è nettamente inferiore, l'autoconsumo però è maggiore perché produco di meno e quindi quel poco lo riesco a sfruttare perché ho dei livelli di produzione oraria più bassa e quindi vado ad autoconsumare 64 kWh e ne vado a immettere solamente 14. Ci siamo? Abbiamo quindi capito quanto vado a produrre su 300 giorni bilanciando 50% bel tempo e 50% nuvoloso, quanta energia riesco a utilizzare in casa, ed è l'energia che mi fa risparmiare, quanta energia immetto in rete, quindi il regalo al gestore, e quindi non mi fa risparmiare. Con questi valori possiamo quindi fare due calcoli, ma ci manca ancora una variabile, il costo dell'energia. Nello scorso video dove analizzavo, o meglio smontavo il mini fotovoltaico da balcone, facevo presente che con i prezzi dell'energia a 20-25 centesimi la convenienza era molto molto labile, ancor più che i dati che analizzeremo sono sul pannello di casa mia, quindi siamo in provincia di Torino con un'esposizione a sud. Se noi andiamo a valutare esposizioni peggiori, quindi non a sud ma a est, a ovest o appeso al muro, quindi con più ombreggiamenti, la produzione cala e di conseguenza anche la produttività cala. Ma prendiamo come riferimento questi numeri e da qua possiamo fare delle valutazioni. Per fare delle valutazioni corrette dobbiamo ipotizzare qual è il costo dell'energia. Anche qua siamo in un momento abbastanza caotico, per far questo ho pensato a un bear case e a un bull case, cioè a un caso peggiore e a un caso migliore. Ho quindi fatto i calcoli con il costo al kilowattora elettrico di 40 centesimi, 55 centesimi o 70 centesimi, ricordando sempre che questi aumenti sono temporanei, da qua a 2 anni, 3 anni difficilmente continueremo a pagare un euro al kilowattora l'energia, ma torneremo forse su livelli molto più in ordine di grandezza 20, 30, 35 centesimi al kilowattora. Quindi non date per scontato che il risparmio del primo anno sia da moltiplicare per 4, 5, 6, 7, 10 anni, quindi anche ve l'ho risparmiato tantissimo. Perché? Perché la produzione del pannello tende a calare e il prezzo dell'energia tenderà a calare e quindi i risparmi scenderanno. Primo caso, 50% bel tempo, 50% cattivo tempo o comunque giornate nuvolose. In questo caso qua abbiamo che il risparmio in bolletta varia da un minimo di 70 euro a un massimo di 125 euro, con una media di circa 100 euro. Visto che voglio essere ancora più preciso, voglio andare a valutare le stesse soluzioni, gli stessi costi di energia, con due alternative. 70% bel tempo e 30% brutto tempo, quindi non più 150 giorni di sole e 150 giorni di nuvole, ma 70% bel tempo, 30% brutto tempo e viceversa, 70% brutto tempo e 30% bel tempo, così da avere un equilibrio migliore possibile. Nel caso in cui siamo ottimisti e quindi l'impianto produce tanto di più, perché per la maggior parte dei giorni abbiamo bel tempo, quindi su 300 giorni abbiamo 200 e passa giorni di bel tempo, mentre abbiamo solamente 90 giorni di tempo nuvoloso, l'autoconsumo totale raggiunge quasi i 200 kWh e a livello economico parliamo di un minimo di 80 euro di risparmio a un massimo di 140 euro di risparmio. Bilanciando però al contrario, quindi ragionando forse in maniera più sul lato invernale, quindi con tante giornate nuvolose, quindi 200 e passa giornate nuvolose, 90 giornate soleggiate, l'autoconsumo scende a circa 160 kWh, generano un risparmio da un minimo di 60 euro a un massimo di 110, sempre al variare del costo dell'energia. Se facciamo quindi una media pesata di tutte quelle che possono essere le alternative, quindi
giornate belle e giornate brutte, un buon mix, costo dell'energia alto, costo dell'energia basso, viene fuori che a livello medio il risparmio generato da un pannello fotovoltaico da balcone è nell'ordine di 100 euro all'anno. E infatti, se vi ricordate, lo scorso video facevo riferimento a un risparmio quasi la metà. Perché? Perché il costo dell'energia era la metà. Mediando il tutto abbiamo che un costo medio dell'energia a 55 centesimi e giornate belle e giornate brutte che si bilanciano al 50-50. Ma c'è una variabile da non sottovalutare. Noi abbiamo preso in considerazione un pannello da 400 watt con un determinato grado di produzione. I pannelli fotovoltaici plug and play hanno varie potenze, ma il più famoso, quelli che spesso vengono mostrati nei servizi delle Iene o di Striscia la Notizia, chissà per quale motivo, è un pannello da 340 watt. Essendo da 340 watt e non da 400, viene da sé che la produzione, quindi i risparmi, siano inferiori circa 80 euro all'anno. Che, in confronto a quello che è il costo del pannello, 350 euro, viene fuori che i tempi di rientro sono di circa 3-4 anni. Tanti, pochi, non sta a medirlo. Quindi, se fino a 6 mesi fa l'energia non era così cara e quindi i risparmi erano nettamente inferiori e l'investimento di per sé aveva dei tempi di recupero importanti, parliamo di 8, 9, 10 anni, quindi non era il massimo degli investimenti, in questo caso qua, in queste condizioni, con l'energia elettrica che ha raggiunto dei costi importanti, inizia a diventare un investimento sicuramente conveniente. Ma comunque non è il prodotto miracoloso. Ci siamo? Abbiamo visto che non è la soluzione migliore, cioè vado a risparmiare 80 euro, ne spendo 300. Piuttosto che niente, alle mie piuttosto, come si dice dalle mie parti, ma se pensate di installare un pannello fotovoltaico da balcone per non pagare più la bolletta, non avete capito niente. Ritornando al servizio delle Iene, capite come questi servizi spesso sono un pochettino molto parziali. Perché? Perché abbiamo visto che l'autoconsumo con questi pannelli è di circa 200 kWh all'anno. Quindi se tu con 200 kWh vai a risparmiare il 20% sulla bolletta, questo pannello che hai installato qui al balcone di casa tua ti genera un risparmio del circa 20%. Significa che consumi 1000 kWh all'anno, ma in condominio, un appartamento, una famiglia di 3-4 persone non consuma 1000 kWh all'anno, ne consuma 2000, 2500, 1800. Di conseguenza i valori di risparmio che vengono sponsorizzati sono leggermente gonfiati, fate attenzione. Conclusa questa macro analisi, non ci resta che parlare di lui, EcoFlow Delta 2, del sistema d'accumulo. Perché? Perché ho notato quanto è importante un prodotto di questo tipo e di quanto può incrementare i risparmi. Perché? Perché abbiamo visto che abbiamo tantissima energia che viene prodotta e non riesce a essere autoconsumata, soprattutto nel bel tempo, e il sistema d'accumulo farebbe proprio al caso nostro. Quanto costa batteria più pannello? Siamo oltre i 2500 euro. Ergo, anche dovessimo andare a sfruttare tutti i 300 kWh prodotti all'anno, 1 kWh al giorno, il nostro risparmio, ipotizzando i costi alle stelle a 70 centesimi, siamo a poco oltre i 200 euro, 250 euro se vogliamo esagerare. E con un prodotto che ne costa più di 2000 e che non è detraibile, capite che non è la spesa giusta. Ma mi ricollego all'intro di questo video. Testa, cuore, pancia o mente? Questo serve per soddisfare la pancia ed è una cosa da non sottovalutare. Mi spiego meglio. Stiamo per vivere un periodo davvero abbastanza difficile, molto duro, e negli scorsi video ti ho dato alcuni trucchi, alcuni suggerimenti per andare a risparmiare energia. E mi sono accorto, anche girovagando su Instagram, su Facebook e leggendo i commenti, che tante famiglie, tante persone vanno a vivere male la propria abitazione. Perché? Perché hanno poi paura di tutto. Paura di accendere il riscaldamento, paura di fare una lavatrice, paura di far partire il microonde, proprio perché hanno paura, hanno l'ansia della bolletta. Perché se poi ti arriva una bolletta da 800 euro e non sai come pagarla, sicuramente non riesci più a dormire la notte. E l'abbiamo già detto negli scorsi video, per risparmiare o ti attrezzi, il fotovoltaico da balcone o questo kit qua potrebbe essere la soluzione, oppure tiri la cinghia e vai a fare tante tante rinunce. Facendo tante rinunce però vai a vivere male. Per questo dico che quando si parla di questo particolare prodotto, l'EcoFlow Delta 2, non bisogna guardare solo i numeri, solo la testa, solo la scienza, ma anche la pancia, il cuore, il proprio stile di vita. Perché? Perché grazie a questo prodotto, con il fatto che riesco ad accumulare energia e riesco a erogare tantissima energia in breve periodo, in pochi minuti, posso continuare a sfruttare i grandi elettrodomestici. Nello scorso video ti ho fatto vedere la lavatrice, il climatizzatore, il robot da cucina. Sono tutti grandi elettrodomestici che hanno un costo paragonabile. Questo costa 2000 euro, il robot da cucina, il climatizzatore, la lavatrice,
La lavatrice forse qualche centinaio, ma roba da cucina e climatizzatore siamo sopra i 1000 euro? Sono prodotti che vengono acquistati non per risparmiare. Quanto risparmi con la lavatrice? Non risparmio soldi, risparmio mal di schiena, risparmio tempo. Quanto risparmi con il robot da cucina? Non risparmio soldi, risparmio tempo, comodità. Quanto risparmi con il climatizzatore? Non risparmio soldi, risparmio ore di notte insonni perché fa troppo caldo. Risparmio il fatto di dover patire l'estate. E con il climatizzatore, paradossalmente, grazie alla batteria, posso fisicamente risparmiare sul riscaldamento perché faccio l'abbinata di produco di giorno, casa di giorno forse non è vissuta, vado ad accumulare in batteria e uso la batteria per far andare per un'ora, un'ora e mezza il climatizzatore in modalità riscaldamento per stemperare casa e quindi risparmiare sul riscaldamento. Ma è un caso estremo. La maggior parte degli elettrodomestici che abbiamo in casa, dal televisore alla PlayStation eccetera, sono elettrodomestici che io vado a comprare non solo per risparmiare, ma perché vanno a soddisfare una mia esigenza, un mio desiderio, un mio problema, ovvero la pancia. Soprattutto il robot da cucina, che è proprio la pancia per eccellenza, ma la lavatrice, la lavastoviglie, sono tutti elettrodomestici che ci danno comodità, ci fanno vivere bene la vita. Questo prodotto può essere il prodotto giusto per chi non vuole rinunciare a queste comodità, senza però rischiare di avere bollette stratosferiche. Perché? Perché con questo prodotto, quindi caricando con l'energia fotovoltaica di giorno in batteria, ho un bellissimo elettrodomestico che, da notare, c'è anche un bel design, e posso utilizzarlo per essere libero, la libertà di accendere gli elettrodomestici senza pensare al caro bolletta, senza pensare oddio ma potrebbe saltare il contatore, perché è un sistema ad isola, è un sistema sconnesso dalla rete, quindi mi dà questa comodità, come la sicurezza in caso di blackout, perché si sta andando verso l'inverno e sinceramente non sappiamo esattamente come potrebbe essere questo inverno, di avere un generatore parallelo, senza considerare che caricandosi anche della rete elettrica posso valutare di caricarlo di notte con delle tariffe in cui vado a pagare pochissimo, se non addirittura poco, e farlo lavorare di giorno. Perché? Perché le caratteristiche tecniche, quindi vado un po' più nei tecnicismi, ma la possibilità di erogare fino a 1800 watt, di gestire 12 elettrodomestici, o meglio 12 utenze contemporaneamente, fa dell'EcoFlow Delta 2 un ottimo prodotto. Quindi, per quanto l'EcoFlow mi faccia risparmiare, sì, ma non convenga, perché vado a risparmiare 200 euro e quindi ci impiego 10 anni, 12 anni per ripagarmelo, considerando sempre i costi dell'energia attuali. Se l'energia tornerà a livelli pre-pandemici, a livelli comunque congrui, invece di 10 anni ci impiego 15, 16, 17 anni. Ma lo tengo per casa mia, perché? Perché mi dà questa libertà mentale. E la libertà mentale comunque non è da sottovalutare. Quindi, fa risparmiare? Sì. Conviene? No. Lo comprerei? Assolutamente. Proprio perché sono in una situazione, sono appena diventato papà, a casa mia c'è mia moglie con mia figlia, dove se devo fare il bagnetto, devo accendere la stufetta elettrica per scaldare mia figlia, non devo avere l'ansia, oddio ma la bolletta non la bolletta. Nessun problema. Carico, attacco questo e sfrutto la stufetta elettrica senza sentirmi in colpa. Quindi, se stai cercando la soluzione per risparmiare, guardi solo il bilancio, solo i numeri, non è il prodotto che fa per te. Ma se sei appassionato di tecnologia, io sono appassionato di tecnologia e mi piace anche proprio avere un prodotto tecnologico, e voglio investire due soldi per, sì, andare a risparmiare, ma soprattutto essere più libero, questo è il prodotto che può fare al caso tuo. Quindi, ricapitolando, il pannello fotovoltaico da balcone non è comunque la panacea di tutti i mali. È una soluzione che con il caro energia può aver senso. Occhio solo alle stime di risparmio, che non sempre sono affidabili. Perché? Perché l'energia che viene prodotta, comunque una percentuale importante viene immessa in rete e non viene sfruttata. Quindi o ti attivi con una gestione degli elettrodomestici diurna, che però, come già anticipato, il pannello non è in grado di alimentare al 100% e ti troveresti comunque ad avere delle bollette importanti per il costo diurno dell'energia, che è maggiore, oppure ragioni con una batteria di accumulo, che a livello economico non è l'investimento migliore del mondo, ma diciamocelo, quando uno spende i soldi non li spende solo per risparmiare, li spende anche per vivere meglio, per avere la pancia sazia. Spero che questa analisi dettagliata tra numeri e sentimenti, tra testa e pancia, sia stata per te utile e ti abbia aperto un pochettino il mondo. In descrizione ti lascio la scheda tecnica e il link per vedere le caratteristiche di questo prodotto, che è sicuramente unico nel suo genere. Sono curioso di leggerti nei commenti. E niente, spero che questa esperienza sia stata per te interessante. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!